Una persona di Pacentro si trova in isolamento domiciliare per essere entrata in contatto con l'infermiera di Sulmona risultata positiva al coronavirus. A comunicarlo il sindaco del paese Guido Angelilli. Si tratta di un soggetto che già da qualche giorno si trova in quarantena domiciliare in sorveglianza attiva per il monitoraggio sanitario attivato dalla ASL al fine di prevenire il contagio da coronavirus. Come sapete, vi sono stati dei casi positivi a Sulmona e di conseguenza vi sono stati anche delle quarantene obbligatorie e degli isolamenti. Tra questi soggetti posti in isolamento abbiamo anche un nostro compaesano. Vi invito a mantenere la calma su questa vicenda, e ci tengo ad informarvi affinché sappiate esattamente di che cosa stiamo parlando. In questo modo non voglio creare allarmismi, ma al contrario, voglio dare a voi tutte le informazioni necessarie per capire di cosa stiamo parlando e per richiamarvi sempre al solito senso di responsabilità e quindi all'isolamento sociale. Si tratta di una persona che è in quarantena da qualche giorno, che non ha avuto contatti diretti con la persona infetta, ma che lavora nella stessa unità organizzativa. Per cui, a scopo di massima precauzione, è stato imposto l'isolamento per 14 giorni. Considerate che i contatti diretti, come vi ho già detto, non ci sono stati, e comunque l'ultima compresenza all'interno del luogo di lavoro e risale al 16 di questo mese, quindi parliamo veramente di oltre 10 giorni fa. Il virus ha nei casi in cui si manifesta in 3-4 giorni e massimo 7 giorni. Per cui ecco, siamo in una condizione veramente di tranquillità. Tuttavia, è bene non abbassare la guardia ed è bene che questo nostro concittadino sia stato posto in isolamento. Vi informo che si tratta di persona assolutamente consapevole, di persona che sa come comportarsi e che da tempo non esce né questa persona né i propri familiari. Quindi state assolutamente tranquilli. La quarantena finirà tra pochi giorni e spero che si concluderà nella maniera auspicabile. Tuttavia, adesso è il momento ancora di più di stare attenti. Ancora di più non dobbiamo uscire, dobbiamo rimanere a casa, ancora di più dobbiamo rimanere a casa, perché soltanto l'isolamento sociale ci può aiutare a combattere questa bruttissima bestia che è questo virus. Vi ricordo che abbiamo le strutture per potervi aiutare, vi ricordo che potete contattare il comune sempre per le generi alimentari, per la farmacia, per tutto quello che vi serve. Il farmacista è a totale disposizione, porta le medicine a casa, gli alimentari, porta le medicine a casa, porta gli alimentari a casa, quindi state tranquilli, sapete che potete contare sulla massima disponibilità da parte di tutta la popolazione. La massima disponibilità deve essere data da voi, tutti i cittadini, che dovete stare attenti, non dovete uscire. Niente panico, ma fermezza, non dovete uscire. Non vedo l'ora che questa storia finisce. Finirà presto, ci abbracceremo in piazza. Un caro saluto.